Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi volevo parlarvi un pochettino dei sollevamenti, quindi di conseguenza dello pseudomonas, perché è una cosa che mi viene tanto richiesta in direct su Instagram, così ho deciso di farne un video. Io vi invito sempre comunque a partecipare a dei corsi perché vi si aprirà un mondo, ragazzi, è importantissimo perché non si scherza con la salute. Allora, Pseudomonas che cos'è? È un batterio generalmente verde provocato dalla scarsa igiene e dall'infiltrazione di acqua. Vi mostro una foto che ho preso da internet per capirci questo qua, sarebbe lo Pseudomonas. Qua, come vedete, ci sarà stato un sollevamento del prodotto. Quindi è entrata acqua, noi non ce ne accorgiamo, specialmente se abbiamo comunque un rivestimento e poi un colore sopra. Solamente durante lo smontaggio noi notiamo appunto questa cosa che è lo Pseudomonas. In questo caso, ragazzi, non andiamo a ricostruire perché questo batterio muore all'aria, quindi bisogna proprio lasciare l'unghia scoperta, non si può andare a ricostruire. Allora. Vi volevo quindi dire un pochettino alcune delle cause, quindi come evitare, diciamo, i sollevamenti e di conseguenza lo pseudomonas. Non è detto che se abbiamo un sollevamento ci sia anche lo pseudomonas, perché questo dipende anche da quanto tempo è in atto il sollevamento e via dicendo, perché magari il sollevamento capita 2 giorni prima del refill, quindi non fa in tempo a crearsi lo pseudomonas. Può capitare invece che il sollevamento si crei la seconda settimana, abbiamo davanti altre 2 o 1 settimana, dipende. In questo caso può verificarsi lo pseudomonas. Quindi faccio, se va la penna, ok, delle freccette e qua vi mostro appunto alcune cause. 2 punti. Allora vi faccio una sorta di elenco numerato con i pallini e via dicendo, così vediamo un po' di capirci. Metto sotto, scusate perché ho l'aspiratore. La prima è non limare troppo. Che vuol dire? Allora, l'eccessiva limatura assottiglia tanto la lamina, quindi in questo caso con una lamina danneggiata difficilmente il prodotto che andremo a mettere, che sarà semipermanente, che sarà acrilico, che sarà gel, terrà, perché appunto la lamina ormai è stata troppo assottigliata. Quindi potremmo avere sollevamenti e quindi di conseguenza ritorniamo al nostro pseudomonas. Quindi è importante non limare troppo la lamina. È veramente fondamentale. Un altro punto potrebbe essere la sbagliata polimerizzazione. Quindi sbagliata polimerizzazione. Anche qua vi spiego subito che cosa intendo. Allora, come sappiamo, ogni prodotto ha una scheda tecnica che la trovate sul sito di riferenza. Quindi, se noi andiamo a utilizzare un determinato brand, io vi invito sempre comunque ad andare a valutare, a vedere sul sito dello specifico prodotto quello che viene riportato, perché c'è sempre una scheda dove indica la polimerizzazione, i tempi di polimerizzazione. In base anche alla lampada che abbiamo, quindi è importante, importantissimo, per esempio, oltre alla tempistica, anche l'inserimento della mano in lampada, ok? Per esempio, se infiliamo le 4 dita, non le infiliamo tutte dritte in questo modo, ma magari le lasciamo un pochino aperte. Il pollice è importante, farlo entrare in modo corretto, non storto, ma ben dritto e ben inserito dentro. Queste sono cose fondamentali. Anche e soprattutto la manutenzione della lampada, perché sappiamo bene che le lampade hanno una vita.
Io ormai non parlo più di quella con i bulbi perché è superata, i tempi sono lunghissimi e via dicendo. Io parlo di una normale UV-LED come può essere la Sanuvi, la Futura e ce ne sono tantissime altre. Io consiglio generalmente, dipende anche dalla mole di lavoro che abbiamo, ma di cambiarle ogni 6 mesi. Ovvio è che se abbiamo poco lavoro, comunque vengono utilizzate poco, ragazzi, possiamo anche tirare un pochino di più. Una prova che diciamo si potrebbe fare per capire se ancora la polimerizzazione viene effettuata in modo corretto dalla lampada è quello di lasciare colare del prodotto, allora togliere lo sportello di sotto la lampada, metterla al contrario, quindi con i LED verso di noi, prendere del prodotto e lasciare che coli. Se questo prodotto viene polimerizzato il tempo che coli, allora quella può andare ancora bene, quella lampada può andare ancora bene. Ovviamente non utilizziamo prodotti che colano all'istante, però ecco, una media densità dovrebbe già polimerizzarsi. Se questo non accade, è ora di cambiare la lampada. Un altro punto, diciamo, che può causare sollevamenti sono i preparatori. E qua ci sono vari punti. Allora, il primo è il nail prep, importantissimo. Allora, molte volte si usa il nail prep per andare a rimuovere la polvere. Di conseguenza lo andiamo a contaminare di polvere e questo andrà a sporcarci la lamina. Se noi abbiamo la lamina con la polvere, si creeranno sollevamenti, perché dopo la limatura è importantissimo andare a rimuovere perfettamente tutta la polvere. Se noi abbiamo un nail prep contaminato, siamo punto a capo. Magari abbiamo pulito perfettamente, utilizziamo quel nail prep che noi lo vediamo anche dalla boccetta che è un po' torbido. No, ok? Il mio consiglio è quello, per esempio, di prendere un nail prep fatto in questo modo. Non c'è assolutamente problemi di contaminazione in questo modo, perché è completamente chiuso. Io vado a prelevare il prodotto con un pad da sopra qua. Io ve lo straconsiglio. Io adoro questo nail prep. Un altro punto potrebbe essere la quantità di prodotto. Se noi andiamo a mettere troppo primer non acido, questo invece che fare da collante, diciamo così, fa l'effetto contrario, cioè farà scivolare via il prodotto. Di conseguenza è importante andarne a mettere veramente la giusta quantità, poco, e solo su unghietta naturale, perché prodotto con prodotto già l'adesione c'è. Noi dobbiamo andare a metterlo solamente su unghietta naturale. Un altro punto può essere la scadenza. Se noi andiamo ad utilizzare un primer non acido che è passata appunto la scadenza, ce ne accorgiamo perché solitamente diventa un pochino colloso, ecco. Al posto di aiutare l'adesione, questo farà creerà dei sollevamenti, perché non è più performante il prodotto. Quindi vi invito a fare tanta manutenzione sui prodotti, specialmente appunto sul primer non acido. Vi ripeto, ve ne rendete conto, perché solitamente diventa un po', come dire, colloso, ok? Pastoso, diventa proprio la parola che mi viene è proprio colloso, ragazzi, quindi state attente a questa piccola cosa. Un altro punto che io vi dico sempre è il prodotto non adatto alla lamina. Cosa intendo col prodotto non adatto alla lamina? Con prodotto non adatto alla lamina intendo dire che, allora, quello che un po' vi dico sempre, se noi abbiamo un prodotto tanto rigido e lo andiamo a mettere su una lamina che è sottile, noi avremo una lamina che magari con un urto, con una botta, fa dei minimi movimenti, ma il prodotto, essendo rigido, rimane fermo, non segue la lamina. Quindi la lamina sotto
si va a piegare e il prodotto rimane rigido. Di conseguenza abbiamo il nostro sollevamento. Quindi bisogna sempre andare a scegliere il prodotto in base alla lamina. È importantissimo che questo sia gel, che questo sia semipermanente, che sia acrygel, che sia acrilico, qualsiasi cosa va scelta in base alla lamina. È importante anche appunto per una questione di durata, perché molte volte mi scrivete dicendomi: non mi è durato il prodotto perché, ma che gel usi? E io uso sempre lui, mi trovo bene con... Sì, ma non è detto che... Allora, se sul mercato esistono vari tipi di gel, c'è il motivo. Diciamo che non è sempre marketing, ok? È importante valutare e capire se abbiamo bisogno di un prodotto rigido o di un prodotto flessibile, in base appunto alla lamina. Non un solo prodotto, non un solo gel può andare bene su tutte quante, ok? Un altro punto è la quantità. Cosa intendo per quantità? Per quantità intendo dire troppo prodotto, quindi magari andiamo a fare una copertura, utilizziamo troppo prodotto, questo prodotto potrebbe colarci sulla pelle con conseguente sollevamento. Quindi anche qua è importante dosare molto bene il prodotto, ok? Specialmente magari con il caldo tende a colare un pochino di più. Quindi noi, se abbiamo il giusto prodotto, lo gestiamo anche meglio, evitando che coli sulla pelle. Un altro punto ancora è l'errata struttura. Con errata struttura intendo mettere magari tanto prodotto, quindi ci riagganciamo un attimino a questo punto, mettere tanto prodotto ma nel punto sbagliato. Non serve fare unghie a mattonella, possiamo creare unghie veramente sottili, ma se mettiamo la giusta quantità nel giusto punto, noi avremo un'unghia molto molto forte, ok? Quindi è veramente importante eseguire una corretta struttura. Quindi per questo, anche in questo punto, vi consiglio un buon corso, ragazzi, per capire dove andare a posizionare il prodotto, ok? Un altro punto che mi viene, che sarebbe anche l'ultimo che vi mostro, è la preparazione della lamina. Preparazione della lamina, scusate la scrittura, ma vado un po' veloce per non farvi perdere tempo. Allora, è una cosa che viene molto sorvolata, ma bisogna stare attenti a, punto primo, opacizzare tutta la superficie, ma stando attenti al punto 1, quindi non limiamo troppo. Appena vediamo che la superficie diventa opaca, che togliamo lo strato di grasso, ci fermiamo. Non c'è bisogno di continuare a limare su limare su limare, altrimenti appunto avremo il problema contrario. È importante anche utilizzare una giusta grana, quindi io consiglio o una 180, magari non tanto, ci sono 180 che non sono così forti o un pochino usata, oppure l'ideale è una 240, che è appunto ideale per un'unghietta naturale. Una di queste due, vedete voi. Inoltre è importantissimo andare a fare una buona pulizia del giro cuticola, facendo una buona dry manicure o combi manicure che si voglia, per andare a rimuovere tutto lo pterigio che ci abbiamo in questa zona, ok? Nella zona proprio delle cuticole bisogna fare una buona pulizia qua, altrimenti è inutile aver opacizzato bene. Magari qua abbiamo lasciato pellicine, e dicendo che toccandole o rimanendo appunto sulla lamina ci creano sollevamenti, ok? Quindi è importantissima la fase di pulizia del giro cuticola. Quindi io vi ho mostrato le principali cause, alcune comunque, diciamo che sono le più... quelle che spesso capitano, ecco, dei sollevamenti e di conseguenza dello pseudomonas. Ci tenevo anche a mettere dentro lui perché uno, diciamo che si equivalgono questi due, ok? Come vi ripetevo prima, non è detto che venga lui se ci sono i sollevamenti, dipende quando è nato il sollevamento, ma è molto
diciamo, è molto facile che capitano insieme, ok? Quindi importante non andare a ricostruire. Ricordatevi, se lo trovate, lasciate l'unghietta libera. È importante, anche se la cliente insiste, voi dovete assolutamente dire che non potete ricoprire, altrimenti andrà sempre peggiorando, sempre peggiorando. È importante. Nulla, quindi io spero che questo video vi sia stato utile. È un video un po' noiosetto forse per alcuni, perché è più che altro teorico, però ci tenevo a farlo perché ho questa domanda molto molto spesso in direct, quindi ci tenevo a fare un video completo. E nulla, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, così magari io vengo con altri video sulla teoria, fatemi sapere. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.